Sì, però nel tema Ernesto avrebbe detto di aver visto questa ragazza seminuda in macchina, abbracciata con un uomo cattivo e con la pistola. Vabbè, dottoressa, stiamo a guardare quello che dice un ragazzino impressionabile. Poi Ernesto è mio figlio, lo conosco bene, è un raccontaballe di prima categoria. Lo so, però noi purtroppo dobbiamo riportare l'accaduto al giudice per l'affido, non possiamo tenerlo all'oscuro, mi dispiace. Così mi ammazzate però. Io vivo per mio figlio. E mio figlio vive per me. Se il giudice, lei lo sa che mi scrive delle letterine spesso e me le fa trovare sul cuscino. E nelle letterine c'è scritto buonanotte papà e buonanotte mamma. E quando sono a casa, che non faccio il turno, lui vuole dormire con me. Dormiamo insieme tutte le notti, vicino. E lo sa perché siamo così uniti? Perché stiamo provando lo stesso dolore. E io sono stanco. Sono stanco. Abbiamo perso una madre amorevole. Io ho perso una moglie fantastica. E Dio solo sa quanto ci penso, tutti i santi giorni. Un vostro psicologo dice che stiamo soffrendo di stress post-traumatico. Stress. Ha aggiunto che un po' come i soldati che tornano dalla guerra e che poi si lasciano andare. Ma noi non moriamo. No, mio figlio, siamo dei guerrieri. Non moriamo. Noi siamo un po' come... A lui piace il calcio, sa? E dice sempre che siamo una di quelle squadre da scudetto. A me invece piace la musica. E a volte le dico che noi siamo una rock band. Sa, quelle di successo. Un po' come io adoro i Beatles. Lei immagina i Beatles divisi? Non si possono dividere i Beatles. E noi non ci possiamo dividere. La prego, glielo dica il giudice. Glielo dica che... noi faremo di tutto per stare uniti. Glielo dica, la prego. Ci sono altre domande? No, grazie, va bene così. Grazie, per me è possibile. Grazie.